Una buonissima serata ai telespettatori di Sela TV News. Il notiziario apre come spesso con la cronaca e con le brutte notizie. Un incidente, si trova in gravissime condizioni un uomo di 48 anni di Alzano Lombardo che ieri sera alle 20:30, mentre percorreva in motocicletta l'ex statale 525 del Brembo all'altezza del villaggio degli Sposi in direzione centro città, ha urtato violentemente un camper che procedeva nello stesso senso di marcia. La moto è stata distrutta e l'uomo trasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Illesi i due occupanti del camper, una coppia svizzera che si trovava in città per turismo e che si era fermata al distributore di carburante Kuwait per il rifornimento. Nessun segno di frenata sull'asfalto ha fatto pensare alla polizia locale, intervenuta per accertamenti, che il motociclista che proveniva dall'Allio non si sia accorto del veicolo che si è immesso sulla strada. Incendio all'alba invece di stamattina a Lovere, erano le 4:20 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, i volontari di Lovere e Gazzaniga, sono intervenuti in una villa abbandonata di Via Paglia per spegnere le fiamme. Ignote al momento le cause che hanno generato queste fiamme, fortunatamente nessun ferito. Parliamo ora delle rette, delle RSA, insomma, del cataclisma che riguarda l'energia elettrica e il metano, tanti rincari che colpiscono appunto anche le RSA e i sindacati protestano. Rischia di trasformarsi in una situazione esplosiva quella degli incrementi delle rette nelle case di riposo di città e provincia. Dopo la bufera Covid che ha portato mediamente un aumento di 90 euro al mese, ora i rincari energetici che ricadranno inevitabilmente sui familiari degli anziani, già gravati da rette molto care. Adesso si parla di un aumento che vada dai 10 ai 12 euro al giorno, quindi 300 e più euro, di nuovo per il problema energetico e perché la regione non ha dato i soldi che doveva dare alle case di riposo. E non bastano le pensioni delle persone che sono ricoverate, chiaramente. Devono farci fronte i parenti, che molto spesso per far fronte a questo devono strozzarsi e trovare soluzioni. O riprendere a lavorare se è possibile, o fare dei debiti. Mensilmente nella Bergamasca i canoni versati alle RSA raggiungono una media di 2.000 euro al mese. Per la SPI CGL è la regione l'attore principale che dovrà agire in luoghi dove non si può risparmiare molto sul consumo energetico. La regione in primo luogo deve risolvere questo problema. La regione non ha dato alle case di riposo tutti i soldi che erano stati stanziati per questo scopo. D'altra parte, Fontana, quando parla delle case di riposo, traduce tutto solo in un problema di posti letto, ma non è solo questo. Una società in cambiamento, la vita media si allunga sempre di più e di problemi anche. Il problema è che adesso ci sono davvero liste d'attesa infinite. Cioè, l'altro giorno un pensionato mi diceva che aveva bisogno di far ricoverare la moglie perché ha una diagnosi di Alzheimer ormai conclamata. Si parla di anni di attesa, di almeno un anno d'attesa, nel frattempo non sa cosa fare. Lunedì il via alle scuole anche nella Bergamasca e c'è polemica sulla didattica a distanza. È l'ultimo weekend di vacanza per gli studenti bergamaschi, dalle elementari alle superiori, perché lunedì 12 suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. I primini, quelli che si affacceranno per la prima volta in una nuova classe, saranno poco meno di 30.000, distribuiti in 140 istituti della provincia. Ai nastri di partenza anche i docenti, 2.200 quelli confermati, 700 quelli a cui è stato assegnato un ruolo nelle scorse settimane, 3.000 i supplenti in via di definizione. Un anno nuovo un po' per tutti, per via delle nuove regole anti-Covid disposte dal Ministero. Sarebbe però il caso di parlare di non regole, perché di fatto si torna all'epoca pre-Covid. Via le mascherine e stop anche alla DAD.
Come sempre, purtroppo, le norme sulla didattica integrata sono state specificate a posteriori. Sembrava che il Ministero lasciasse agli istituti la possibilità di scegliere le regole per permettere agli studenti positivi di accedere alla DAD e invece è arrivato il no perentorio per tutti. I positivi saranno trattati come assenti. Sembra quasi che le indicazioni del Ministero in questa fase vogliano dire che la didattica a distanza o la didattica integrata è stato un incidente di percorso strettamente legato alla pandemia. Invece è stato così chiaro che il ricorso alla didattica integrata può essere utile in una miriade di situazioni e può essere anche uno stimolo, specie per i ragazzi più grandi, per aggiornare un po' le modalità della didattica. Un'idea che genererà non pochi problemi alle famiglie degli studenti. Non che sia una novità ammalarsi, ma le possibilità si alzano quando si parla di Covid. L'assessore Poli è critica anche sul piano predisposto in caso di nuove ondate violente. Lì vedo ancora il pericolo che alcuni servizi possano essere interrotti per come sono state scritte le indicazioni. Infine, un augurio per il nuovo anno. L'augurio per tutti i bambini, bambine, ragazzi, ragazzi, il personale e anche le famiglie è di cominciare serenamente l'anno, perché non è così scontato. Oramai questo aspetto l'abbiamo capito, e quindi il fatto di trovare luoghi sistemati, personale disponibile è già il gradino di partenza che ci consente di avviare bene quest'anno. Vediamo ora i dati che riguardano appunto il Covid, l'andamento delle ultime 24 ore, 21.000 i tamponi effettuati, 11,5 quelli riscontrati positivi, a Bergamo 249 i nuovi malati di Covid, in terapia intensiva per fortuna calano sempre di più i ricoverati, meno 2 e sono solo 13 in tutta la Lombardia, meno 5 nelle terapie non intensive, sono in totale 496 i ricoverati. Vedete che sono 16 i decessi nelle ultime 24 ore. Rimaniamo in tema vaccini e Covid, sono in arrivo i bivalenti, Omicron compresa. L'autunno è alle porte e, come ormai di consueto, torna alta l'attenzione attorno al tema Covid e di conseguenza sale anche la pressione per aprire la nuova campagna vaccinale. Nei prossimi giorni saranno a disposizione anche nella Bergamasca le dosi bivalenti prodotte sia sulla base del ceppo originario sia su quello Omicron che circola in Europa da dicembre. 90.000 le dosi a disposizione nella Bergamasca e un'organizzazione che si prepara ad attendere i pazienti, anche se la tendenza, soprattutto con l'estate, è stata quella non presentarsi più per i richiami. L'AIFA ha spiegato che il nuovo vaccino bivalente, sia quello Pfizer sia quello di Moderna, saranno utilizzati come dose di richiamo nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione. Il nuovo prodotto potrà essere quindi impiegato come quarta dose, ma anche come terza dose per chi ancora non l'ha fatta. Non può essere invece iniettato come prima dose a coloro che finora non si sono ancora vaccinati. I nostri centri vaccinali sono assolutamente pronti. Il piano vaccinale Regione Lombardia l'aveva già presentato nel mese di luglio, quindi le strutture sono pronte, ovviamente flessibili in funzione delle necessità. Non mancano le lacune sulle indicazioni. Primo, che fare dei vaccini vecchi? Si punterà a smaltirli, ma con quali criteri si preferiranno quelli rispetto al nuovo bivalente? E poi, per i bivalenti, indicati anche per operatori sanitari, anziani e donne in gravidanza, manca un'indicazione sull'età, visto che la quarta dose era indicata per gli over 60 e per gli over 12 fragili. Tornando all'aspetto organizzativo, l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si auspica un importante aiuto per alleggerire gli hub ospedalieri. Ci aspettiamo anche un apporto significativo anche dalle farmacie, perché sono sempre di più le farmacie che stanno aderendo a questo, al progetto vaccinazione, e questo indubbiamente è importante perché sgrava gli ospedali da un lavoro che si somma al lavoro proprio degli. Ed ora un addio particolare per il maestro dei maestri, stiamo parlando di Giorgio Röhrig, ha insegnato tennis a migliaia di persone, a tanti agonisti, lo ricordiamo in questo modo. Se n'è andato il re del tennis bergamasco, Giorgio Röhrig, 81 anni dedicati alla famiglia ed al suo amato sport, decine di titoli nazionali ed internazionali,
da senior numero 2 al mondo. Voglio dire, cioè, onestamente, come maestro, la forza che io ho sempre cercato di, che ho imparato da lui in insegnamento, o non tanto magari di stare attento alla tecnica pura, ma di creare competitività tra i ragazzi e cercare di formare gruppo, e lì secondo me era la forza dove venivano fuori poi dei ragazzi che giocavano bene. Fortissimo, ma soprattutto maestro, titolo per lui sincero. La cosa stupenda che rimarrà sempre nel mio cuore è che ho avuto il grandissimo onore di fare qualche match con lui quando ero alta in classifica, quindi mi chiamava e diceva: dai Rosy, vieni che facciamo una partita. Ahimè, mi prendeva in giro perché smorzata pallonetto, dopo un po' ero morta, però mi divertivo tantissimo ed è stato un grandissimo insegnamento, una grande ricchezza. Lo è stato per migliaia di bergamaschi che facevano la fila al tennis Bergamo per avere i suoi insegnamenti. Le lezioni partivano alle 7 di mattina, altri tempi. Maestro Giorgio Roderice mi ha trasmesso la passione di giocare a tennis, prima come giocatore e poi da maestro. Devo solo ringraziarlo, ci mancherà tanto. Una voce inconfondibile ed un caratterino che non lasciava nulla all'indecisione, con tutti, compreso i dottori, come scherzosamente chiamava la borghesia bergamasca. Non ho mai regalato un game, diceva Roderic, nemmeno nelle lezioni, perché non serve a niente. Se sei bravo, il punto lo fai tu. E il punto non arrivava quasi mai. Mi dispiace tantissimo per la scomparsa del nostro maestro, Giorgio Roderic. Lui è stato il maestro di tutta la mia generazione, di tutti quei maestri che oggi insegnano nella Bergamasca. Lui è stato un grandissimo giocatore di tennis, oltre che appunto maestro. Un riferimento vero. E credo che ci mancherà per sempre. Avaro nei complimenti, ma quando si manifestava, anche solo con un sorriso o un cenno di approvazione, i suoi allievi sapevano che era la verità, senza sconti. Tutte le vittorie che gli sono mancate da giovane, quando si doveva lavorare per contribuire alla vita familiare, gli sono arrivate da grande, certamente con qualche rammarico. Probabilmente sono più i giorni che ha passato con in mano la racchetta che quelli senza. Gli ultimi diritti e rovesci li state vedendo. Gli insegnanti di oggi sono tutti passati da lui, ma lui rimarrà per tutti il maestro. Cambiamo argomento. Sabato 10 settembre alle 10 in Colle Aperto, Story City organizza una visita guidata di presentazione alla città di Bergamo del proprio progetto di turismo accessibile. Story City è un progetto promosso dalla cooperativa Bergamo Lavoro in collaborazione con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi e l'Unione Invalidi Civili Bergamo. È un progetto che propone percorsi turistici su misura per persone con ridotta mobilità, non vedenti e non udenti o con disabilità cognitiva, anziani, famiglie con bambini piccoli, donne in dolce attesa e altri visitatori con necessità speciali. Realizza inoltre visite turistiche polisensoriali per tutti i cittadini in cui intervengono persone con disabilità. A guidare il percorso sarà Nicola Einard, architetto e guida turistica specializzata in percorsi di turismo accessibile. Ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroveremo con tante notizie, compreso quelle sull'Atalanta. Bentornati con le notizie di Seila TV News. Sono particolarmente felice di presentare questo servizio di un nostro amico, Monsignor Giulio Della Vite, che inizia un percorso nuovo nella parrocchia della Madonna al Bosco e ieri ha celebrato la prima messa. Monsignor Giulio Della Vite ha ricevuto per la prima volta la nomina di parroco e guiderà la piccola comunità della parrocchia della Madonna al Bosco di Bergamo, continuando a svolgere il suo ruolo di segretario generale della Curia di Bergamo. Come riuscirà a conciliare queste due realtà? Con la pazienza dei parrocchiani,
con le esigenze della comunità che, essendo piccola, mi permetteranno di seguire l'ufficio. Una comunità che questa sera l'ha accolta in modo davvero festoso, si aspettava questo benvenuto? Devo dire di no, devo dire che sono emozionato e sorpreso dalla grandissima familiarità e festa che mi è stata donata. La solenne celebrazione di ingresso del nuovo parroco si è svolta giovedì 8 settembre nella chiesetta della Madonna al Bosco, gremita di parrocchiani e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Don Giulio in questi anni ha costruito un sacco di relazioni, anche di amicizia proprio personale, al di là dei ruoli istituzionali, e quindi quando ho saputo che questa sera entravo ufficialmente nel ruolo di parroco della Madonna del Bosco, ho pensato che fosse giusto essergli vicino. Fra le tante belle persone che ho conosciuto a Bergamo, ecco, forse Giulio è in primissima fila. È veramente un dono, una persona di grande intelligenza, di grande cultura, che sa esprimere anche una profonda amicizia. E lui è una presenza costante anche nel mio percorso sia di vita che politico, una figura che è riuscita a portare Bergamo fuori da Bergamo e il fuori a Bergamo. Don Giulio è un amico, vuoi che non si venga a festeggiare l'insediamento, di fatto in una parrocchia piccola. Cioè, Don Giulio è uno che pesa, a Bergamo pesa e come. La Santa Messa, celebrata da Monsignor Giulio Della Vite, sarà trasmessa da Seila TV in tutta la Lombardia sul canale 94 ogni domenica alle 13 e alle 18.30. Parliamo ora di musica, bella musica, alta musica, festival organistico che compie ben 30 anni. Il Festival Organistico Internazionale compie 30 anni e festeggia con 7 appuntamenti unici che prenderanno avvio il 22 settembre al Teatro Donizetti con il musicologo e divulgatore Giovanni Bietti, tra i più amati dal pubblico con le sue lezioni di musica. E si concluderanno il 28 ottobre con un concerto a due organi in cui gli artisti improvviseranno insieme. Sono 30 edizioni. 30 anni ininterrotti, nemmeno durante la pandemia del Covid ci siamo fermati, e quindi 30 anni di lavoro per portare Bergamo nel circuito dei grandi concerti internazionali per organo, e devo dire che fin dalle primissime edizioni già ci siamo riusciti. L'anno prossimo saremo capitale della cultura con Brescia, il nostro festival verrà praticamente replicato nella città di Brescia, ci sarà anche un percorso in provincia, e per noi è stata una grandissima soddisfazione che insieme ai grandi festival pianistico, Fondazione Donizetti, nel dossier che è andato a Roma c'era anche il nostro festival. L'edizione 2022 del festival si intitola Impro and Friends e si basa proprio sull'improvvisazione organistica al cuore del festival, che ha richiamato a Bergamo moltissimi giovani che sono passati da qui come vincitori di concorso o si sono appassionati a questa musica dalle fila di un pubblico ogni anno più numeroso. C'è una grandissima partecipazione di giovani, proprio perché l'improvvisazione richiama molto le jam session jazzistiche. La gente piace sentire il tema che viene proposto da loro stessi, dal pubblico stesso, e ci sono queste grandissime composizioni. Addirittura nel primo concerto con Jean-Baptiste Dupont in cattedrale ci sarà un'intera sinfonia improvvisata, e questa è stata un po' la chiave di volta per aprire il cuore e la mente all'emozione che può dare un concerto organistico e a dare il successo alla nostra rassegna. E domenica all'ora di pranzo, una partita, quella dell'Atalanta, che sa di Amarcord con la Cremonese. Per parlare di questa partita testa coda do proprio la linea a Patrizio Romano. Patrizio. Sì, grazie Luca, una buona serata anche ai telespettatori del telegiornale di Sera TV, Sera TV News. Sì, tra poco iniziamo un nuovo percorso di Sella de Anteprima, 20 minuti fitti di colori nerazzurri e atalantini, saremo in onda a partire dalle 20, poi replica alle 23 di questa sera e ancora alle 12.30 di domani sabato. Fare i puntati su Atalanta Cremonese, che andrà in scena per la sesta giornata del campionato di Serie A domenica alle 12.30 al Gavi Stadium. A questo proposito vi preannuncio che c'è già il sold out pronto ancora una volta per il
20.000 gli spettatori. Latitano un po' i tifosi del Cremonese, settore ospiti al momento riempito per metà, circa 850 i biglietti staccati dai tifosi grigio-rossi. Per il resto, ripeto, pienone garantito, ma soprattutto ci aspettiamo una bella partita da parte dei nostri ragazzi. Dovrebbe tornare tra i convocati Muriel, che ha risolto i suoi, perlomeno parzialmente, i suoi problemini fisici. A disposizione significa che dovrebbe partire dalla panchina. Io credo che sarà confermata per larghi tratti la formazione che ha fatto tanto bene nel secondo tempo del precedente turno in quel di Monza, quindi con Højlund come terminale offensivo, e poi insomma le conferme anche di altri giocatori che hanno fatto bene, Lukman ad esempio come contributo per l'attacco, Sopi come esterno, è andato benissimo anche lui per la difesa, Toloi, Demiral o Colli davanti a Musso, poi non si toccano i due e mezzo, Deron e Commeiners, con Atebor che potrebbe coprire l'altra fascia rispetto a Sopi. Ecco, poi c'è il dubbio se partirà dal primo minuto ancora Ederson oppure no, ma le alternative sono talmente tante, abbiamo Malinowski, abbiamo Boga, abbiamo Pasalic, tante alternative. Cremonese che arriva un po' con l'acqua alla gola, anche se ha conquistato un punto nel precedente turno, la squadra di Alvini, 0-0 casalingo contro il Sassuolo, primo punto in campionato. L'Atalanta capolista, può al momento issare il famoso due aste con pista, arriva la capolista, speriamo di poterlo issare ancora a lungo, anche perché poi la domenica successiva ci sarà la sfida contro la Roma e quella sarà davvero una sfida al calor bianco, tra l'altro si giocherà all'Olimpico contro la squadra di Mourinho. Snocciolo anche così a titolo statistico qualche dato che si riferisce ai precedenti dell'Atalanta Cremonese, che torna in Serie A dopo tanti anni. Era dal 96 che le due squadre non si affrontavano nel massimo campionato, però computando tutte le partite, quelle di Serie A, quelle di Serie B tante e anche quelle tantissime di Coppa Italia, sono 43 i precedenti fra queste due squadre in totale, tra partite di Bergamo e partite di Cremona. Lo score dice 20 vittorie dell'Atalanta, 13 pareggi e 10 vittorie della Cremonese. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 13 agosto 2016, Coppa Italia, con la vittoria dell'Atalanta per 3-0 sulla Cremo, i gol di Toloi, di Kessi. E poi ci fu un autogol grigio-rosso. Voglio anche ricordare, questo anche per spronare, per stimolare l'Atalanta, che negli ultimi tre precedenti casalinghi tra Atalanta e Cremonese, giocati dunque a Bergamo in Serie A, risalgono tutti agli anni 90, l'Atalanta ha inanellato tre pareggi. Atalanta che non ha mai perso in casa in Serie A contro la Cremonese, ha vinto due volte, ma dobbiamo andare negli anni 80 per ritrovare le due vittorie, e ha inanellato, ripeto, negli anni 90 di fila tre pareggi. Quindi era un po' che non battiamo i grigio-rossi in Serie A tra le mura amiche. Incrociamo le dita, ricordo ancora appuntamento con Sella De Anteprima alle 20 in coda al telegiornale. Grazie Luca, a te la linea. Parliamo anche di Albino Leffe, che scenderà in campo a Sesto San Giovanni domani alle 17.30 per la seconda di campionato di fronte agli uomini di Biava, la Pro Sesto appunto, che all'esordio ha perso ben 6-1 sul campo del Vicenza. Esordio amaro comunque anche per la Celeste, sconfitta 1-0 in casa con il Feralpi Salò. Mister Biava alla vigilia ha chiesto ai suoi un pizzico di attenzione in più, mantenendo lo stesso entusiasmo manifestato in campo 7 giorni fa. Ora per le previsioni del tempo, il meteo delle prossime 24 ore, Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna gradualmente ad aumentare questo weekend sulla nostra penisola, determinando maggior stabilità e anche ampi spazi di cielo sereno. Tuttavia qualche disturbo sarà nuovamente possibile nelle ore centrali del giorno, ma limitatamente ad Alpi e Appennino. Ora vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà sulla Lombardia. Sabato sarà una giornata discreta, con sole prevalente, ma qualche disturbo sarà possibile su Alpi e Prealpi orientali. Si innescheranno locali rovesci
pioggerellacci, ma saranno di breve durata. Clima caldo moderato con temperature massime attorno ai 27-28 gradi, non oltre. Clima più fresco invece nella notte all'alba. Ora un focus sulla provincia di Bergamo. Nella giornata di sabato il tempo sarà stabile, assolato, ma sulla Valtellina nel pomeriggio saranno possibili locali gocce di pioggia, ma davvero fenomeni di poco conto. Temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Si starà bene dunque in giornata, ma anche nella notte e al primo mattino. Situazione meteo analoga nella giornata di domenica, sole protagonista e assoluta stabilità atmosferica. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà anche nella prossima settimana. L'alta pressione ci terrà compagnia per le prime giornate, il sole sarà ancora prevalente, ma avremo un calo delle temperature sia nei valori massimi sia minimi. Possibile cambiamento a metà settimana. Con questo per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo. C'è un'ultima ora che riguarda l'Atalanta, gli appassionati per l'Atalanta, sono le condizioni di Muriel che tornerà in campo o potrà tornare in campo già con la Cremonese, è tornato a disposizione di mister Gasperini. Era davvero l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata. We'll be right back.